Dottoressa, il pronto soccorso di Foggia negli ultimi tempi è preso di mira da segnalazioni, denunce, soprattutto sui social. Qual è la situazione? Quali sono le difficoltà? Il pronto soccorso di Foggia, come sapete, è il dipartimento di secondo livello della provincia, quindi rimane un punto di riferimento importante. Sì, è stato preso di mira negli ultimi giorni. Premetto che dispiace molto quando ci sono queste situazioni, perché sono situazioni che innanzitutto hanno recato sicuramente del disagio a chi si è rivolto alla nostra struttura, però anche questo tipo di cascata a livello mediatico determina anche un notevole disagio degli operatori. Noi abbiamo comunque un numero di accessi che è ritornato non proprio ai livelli pre-pandemia, ma si avvicina molto, come tutti i pronto soccorso ormai lamentano a livello nazionale in questo periodo, e gli operatori medici sono molto pochi. Anche questo è perfettamente in linea con quello che è a livello nazionale, dove mancano oltre 4.000 medici a livello nazionale nei pronto soccorso e dove ci si sta muovendo ormai da qualche anno, ma negli ultimi mesi in maniera pressante anche nei confronti del Ministero, perché si prendano delle decisioni in merito. Gli operatori sono quelli, sono un numero notevolmente inferiore rispetto a quelli che dovrebbero essere. Nonostante tutto, con o senza la pandemia, hanno mantenuto sempre aperta la porta della struttura e non è mai stato rifiutato il soccorso a nessuna persona, sia che essa sia arrivata con mezzo del 118, sia che sia giunta con mezzo proprio. È ovvio che nella priorità di trattamento, il codice colore di priorità che viene assegnato al momento dell'accesso nel triage, ed è un triage avanzato quello che viene fatto al pronto soccorso di Foggia, è un codice di priorità di trattamento che determina proprio la necessità di far trattare prima alcune persone, non in base né alle conoscenze né alla situazione di simpatia o antipatia, ma in base alla patologia che queste persone hanno e all'eventuale evolutività di questa patologia. Gli infermieri valutano non solo chiedendo qual è il problema, ma anche raccogliendo i parametri vitali, la pressione, la frequenza, e seguono già al triage un prelievo per gli esami ematochimici, eseguono l'elettrocardiogramma al triage, quindi hanno una valutazione abbastanza completa che può consentire l'assegnazione del codice, e poi fanno una rivalutazione quando i tempi di attesa non sono brevi. Peraltro, già diciamo anche prevista dal decreto ministeriale sulle linee guida del triage, e loro rivalutano la persona, riprendono i parametri, richiedono, rivedono come sta, in maniera che possono segnalare eventuali cambiamenti nella situazione rispetto all'arrivo o addirittura modificare il codice, che può essere un codice maggiorato o un codice per esempio invece in riduzione. Questo come modalità di accesso. E gli operatori fanno quello che possono. Abbiamo sempre fatto tutto il possibile e cerchiamo di far aspettare il meno possibile. È ovvio che se arrivano diversi codici rossi e codici, diciamo, di gravità importante, gli arancioni, quelli che devono entrare entro un tempo molto breve perché possono evolvere in maniera importante, noi dobbiamo fare prima questi. Le posso dire che sono andato un po' a rivedere la situazione di quel giorno in particolare, quello che sta su tutti i media, che poi è il giorno 2. Il giorno 2 maggio, dalle ore 7 alle ore 19, quindi in 12 ore di attività di pronto soccorso, noi abbiamo ricevuto 103 pazienti, e di questi 103 pazienti, 10 pazienti erano codici rossi e diciamo, sono arrivate 30 ambulanze del 118. Ora, questo per dire qual è stato il volume solo dei gravissimi, perché parliamo dei 10 gravissimi, perché poi invece altri 20 erano con un codice arancione, che è un codice molto vicino perché identifica una possibile evolutività del paziente e una necessità di trattamento immediato. Questa è la situazione degli arrivi in quei giorni, in quel giorno, in 12 ore, non nelle 24 ore, attenzione.
Dunque, il tempo di attesa, che spesso è, diciamo, il fattore scatenante, no? Le polemiche sui social e anche le segnalazioni, serve appunto ad effettuare analisi diagnostiche utili per la definizione della diagnosi. Cosa comportano però tutte queste lamentele, questi sfoghi sulla psicologia del personale che è già ridotto all'osso e che lavora sotto stress, da più di 2 anni? Leggere i commenti, in particolar modo quelli che sono offensivi nei riguardi della professionalità, non capiscono niente, è meglio che non facciano questo lavoro, o addirittura l'incitazione alla violenza, vai e spacca tutto, o è meglio che vai e se alzi la voce o se alzi le mani, ottieni qualcosa, hanno una ricaduta terribile sugli operatori sanitari, perché e determinano una chiusura. Invece noi facciamo una professione d'aiuto e dobbiamo essere pronti ad essere aperti verso l'altro, ad aprirci e a raccogliere tutte le informazioni che servono a dare il nostro tempo all'altro, a non avere né diffidenza né preconcetti. È ovvio invece che tutto questo determina una chiusura, un senso profondo di frustrazione e di mancata voglia di impegno verso l'altro. E questa parola frustrazione, purtroppo, è una parola che io leggo anche in quello che scrivono colleghi di altre realtà dei pronto soccorso. È una parola che è pesante, che porta poi a trovare titoloni. Ma in Italia come nel Regno Unito, per esempio, su quelle che sono le percentuali di burnout, quindi che è una sindrome importante che determina una situazione di rifiuto lavorativo a livello dei pronto soccorso italiano, come in altre aree, ma in particolare in alcune aree dell'emergenza questa situazione è diventata molto pesante. Già ci sono pochi medici, c'è qualcuno che sta pensando di andare via come risposta appunto a questo stato di difficoltà psicologica? Diversi dei medici che attualmente sono in servizio a Foggia hanno fatto domanda e di concorso in altri reparti, per esempio, e hanno vinto anche dei concorsi, quindi alcuni sono già andati via e altri probabilmente andranno via. Ma questo significa semplicemente un'ulteriore riduzione dell'organico, perché non c'è il rincalzo, cioè la programmazione nazionale degli specialisti in medicina d'emergenza e urgenza non è stata adeguata a quelle che sono state le richieste e i giovani non scelgono di venire a fare questo lavoro, che è un lavoro meraviglioso, ma che è un lavoro che espone appunto alla conflittualità, all'aggressività, alla rivendicazione e alla facile denuncia, piuttosto che al ringraziamento o alla condivisione di difficoltà del momento. È un lavoro duro, è un lavoro dove anche le ferie, le assenze sono purtroppo contate al lumicino, perché essendo in pochi, è difficile concedere anche tutto quello che si potrebbe fare, invece stando in altre realtà, e quindi i giovani non lo scelgono. Gli specialisti sono in pochi, chi già lo fa da molto tempo sta per andare in pensione e chi lo fa da un tempo intermedio sta cercando altre strade. La cittadinanza, la collaborazione la dà nel momento in cui cerca di utilizzare al meglio il sistema sanitario nazionale in tutte le sue articolazioni e quindi i medici curanti per quello che possono, gli ambulatori per quello che possono, il pronto soccorso per quello che può. E questa è il pronto soccorso, è in realtà l'unica porta aperta del nostro sistema sanitario. È aperta H24 e 365 giorni l'anno, indipendentemente dal fatto che io sia italiano o meno, che sia foggiano o meno e che sia bianco o nero o giallo. Noi accogliamo tutti. Questo pronto soccorso non ha mai rifiutato una ambulanza con una persona a bordo, neanche nei momenti in cui avevamo una situazione con le ambulanze in attesa fuori. Non abbiamo mai chiuso neanche per un'ora per sanificazione o altro, abbiamo sempre accolto tutti. E quindi è un segnale di volontà di mantenere questo
presidio del nostro sistema sanitario, che è l'unica porta che per tutti i cittadini, cittadino medico, cittadino utente, cittadino operatore, infermiere, osso o altro, rimane aperta al proprio bisogno di salute in emergenza. Avevo un buon lavoro, poi l'ho perso e il mutuo è andato in sofferenza. La mia casa è andata all'asta, i miei genitori mi aiutavano, ma riuscivamo a malapena a sopravvivere. Lavoravo con mio marito presso una nota azienda. Percepivamo due buoni stipendi che ci consentirono di accendere un debito con due finanziarie di 50.000 euro per acquistare l'auto e ristrutturare casa. Poi quell'azienda è fallita. Cominciai a giocare con i colleghi, facevo sistemi e poi sono entrata nel tunnel del gioco online. Con 10 rate di mutuo non pagate, rischiavo di perdere la casa. Non perderai la casa. Siamo nelle condizioni di aiutarti e lo faremo.